Terribile tragedia sull'isola siciliana di Favignana, dove un bimbo di 2 anni è morto dopo essere stato investito accidentalmente dal nonno mentre faceva retromarcia con l'auto. L'uomo, 75 anni, ha effettuato la manovra nel cortile dell'abitazione del figlio e non si è accorto della presenza del piccolo. Il bimbo è stato subito soccorso e condotto dai familiari presso il presidio ospedaliero dell'isola, ma per lui purtroppo sin da subito non c'è stato nulla da fare. I medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. La procura di Trapani ha avviato un'inchiesta. Sotto shock la comunità di Favignana.